Sulmona torna ad avere una squadra di giovani ciclisti. Promotore dell'iniziativa è la sezione sportiva del dopolavoro ferroviario di Sulmona, presieduto da Franca Festa, che dopo una lunga tradizione di ciclismo amatoriale ha deciso di puntare su giovani atleti da avviare ad un ciclismo agonistico. A guidare il team è un giovane tecnico, direttore sportivo Paolo Ferrusi. Oggi è difficile avvicinare i giovani al ciclismo per tante ragioni. La prima da genitore, da padre, perché comunque i bambini crescono anche un pochettino distratti dalle tante tecnologie e le persone che stanno su strada, quindi gli automobilisti comunque ugualmente sono distratti dalle tecnologie, quindi qualunque genitore ha paura di mettere un bambino su strada in bicicletta. Quindi l'idea è stata quella di fare una scuola di ciclismo. Alla presentazione sono intervenuti il presidente del dopolavoro ferroviario Sulmona, Franca Festa, il vicepresidente Giovanni Di Giacomo, il tecnico Paolo Ferrusi, Domenico Taglieri, presidente della società di scopo della Fondazione Carispac, la già campionessa del mondo e d'Europa del ciclismo femminile Alessandra De Torre, il presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana Mauro Marrone, il direttore tecnico regionale Giuseppe Bernardi, il presidente del Panathon Club di Sulmona Luigi Lacita, il fiduciario CONI di Sulmona Domenico Carrozzi, il fondatore della Polar di Sulmona Dino Del Monaco. All'iniziativa ha partecipato attivamente Fernando Ranalli, presidente provinciale della Federazione Ciclistica Italiana. Ha condotto la serata il giovane Luca Alò. Numerosi gli interventi, molto entusiasmo. Abbiamo già un bel gruppetto di bimbi. Attualmente abbiamo 9 iscritti ufficiali, a partire da 5 a 12 anni. E ne stanno arrivando altri di diverse età. Con Fernando Ranalli, che è il presidente provinciale, è da tanto che stavamo lavorando per far partire il ciclismo giovanile a Sulmona, perché dal punto di vista amatoriale e organizzativo Sulmona ha continuato a dare in questi anni, però quello che mancava era il settore giovanile. Noi gli abbiamo dato un contributo che significa praticamente l'esordio di questa iniziativa, però sono convinto che essendo una iniziativa di bambini, di piccoli, la nostra sarà una presenza continua ed una presenza che gli darà la possibilità di fare molte cose.